continua ad essere alimentata la colata lavica che da ieri fuoriesce dal cratere di nord-est dello Stromboli. Le immagini, che a causa delle difficili condizioni meteo arrivano in maniera discontinua, mostrano però che la lava è meno abbondante, che difficilmente arriva fino al mare. Nella notte, infatti, osserva l'Osservatorio Ateneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono osservati modesti crolli lungo il cratere. I flussi, poco alimentati, hanno iniziato a fermarsi a metà costa, ad un'altezza di circa 400 metri. All'eruzione del vulcano sono corrisposti nelle ultime 24 ore diversi tremori vulcanici più o meno intensi, con un picco ieri in serata, tremori che continuano anche in questo momento ma con minore intensità. L'isola, tenuta ad occhio anche dai satelliti della costellazione europea Copernicus di monitoraggio ambientale, come vedete in questa immagine, non mostra al momento deformazioni. Un crollo parziale del cratere ha prodotto anche un impatto di materiale in mare che ha generato un'onda di tsunami al di sotto della soglia di allarme, con onde di circa 2 cm. La protezione civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli da livello giallo ad arancione e ha invitato i residenti e quanti si trovano nell'isola a non uscire di casa e allontanarsi da porte e finestre in caso di nuova eruzione, proteggendo testa, bocca, naso e occhi dalla cenere, e ad allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trova in barca.